Un saluto a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rossini TV, un saluto anche a Marco Cadeddu, che è il titolare di questa rubrica di Rossini Tv, dedicata alla vittoria Libertas. So, oggi non ci può essere per un suo impegno, ma noi siamo qui. Vi dirò che trasferiamo adesso quello che già stavamo facendo da diversi minuti: un'amabile conversazione fra amici, e la trasferiamo finalmente sugli schermi. E abbiamo tre ospiti molto molto interessanti oggi per parlare di VL. Partiamo dal Super Big Simone Zanotti, alla mia destra. Salve a tutti, alla alta della VL, poi il direttore sportivo Stefano Cioppi. Buonasera a tutti. Eh, L'abbiamo la de già definita la mm -hmm. memoria enciclopedica del basket pesarese. Elisabetta Ferri, giornalista del resto del Carlino. Ciao, grazie per avermi invitato ancora. Grazie a te Elisabetta, siamo contentissimi anche oggi di essere qui per tanti motivi, innanzitutto il primo è perché Rossini TV è veramente orgogliosa di poter portare la VL ai pesaresi, sappiamo che è un momento difficile nel quale purtroppo non si possono frequentare i palasport, non si può frequentare il palavitri di Pesaro e quindi i tifosi della VL che peraltro stanno avendo delle grandissime soddisfazioni quest'anno hanno poche occasioni per poter davvero sentire parlare della loro squadra, questa è una di quelle, quindi veramente grazie alla VL per Concederci questi minuti, questo spazio e soprattutto indirizzati ai tanti tifosi che sono veramente contenti. Sappiamo anche che Rossini TV è visibile in tutta la regione, quindi tutta la Regione Marche segue eh, la principale squadra di pallacanestro della regione: è visibile in eh, streaming, è visibile in, eh, attraverso i social, Facebook e ovviamente noi abbiamo anche un numero di WhatsApp dedicato a questa trasmissione. Il numero di Whatsapp è 346 36 73 780 ed è importante che chiunque eh, segue la VL, chiunque è interessato a saperne di più, può scrivere a questo numero di WhatsApp anche durante la settimana per avere le notizie fresche su quello che succede. Qui le notizie fresche sono legate ai risultati e alla classifica perché effettivamente abbiamo giocato la eh, teorica nona giornata del campionato, del massimo campionato di pallacanestro della serie A e, e i risultati di questa nona teorica giornata hanno premiato la VL che ha raggiunto la quarta vittoria consecutiva. Quindi proprio un, un pensiero al volo di Simone Zanotti su questa vittoria di domenica scorsa. Beh, sicuramente è una gioia grandissima perché io essendo tre anni qui, diciamo che un inizio così non l'avevo mai fatto con questa squadra, quindi penso sia una nota positiva per la squadra ma anche per tutta la città. È un peccato, come hai detto tu, per quanto riguarda la situazione perché sarebbe stato secondo me un bello spettacolo al palazzetto. Senz'altro, eh, infatti quello che manca è proprio questo, poi ne parleremo anche più avanti perché abbiamo degli argomenti estremamente freschi sulla situazione. Eh, la VL ha raggiunto la quarta vittoria consecutiva, considerate che oggi è la quarta puntata della nostra trasmissione insieme a Canestro, quindi quattro trasmissioni, quattro vittorie consecutive per la VL, eh, che in questo momento ha un parziale di cinque vittorie e tre sconfitte. In realtà deve ancora eh, recuperare la partita con la Virtus, anche questo parleremo, di questo parleremo dopo, in particolare con Simone perché sarà giocata il 30 di dicembre quindi una data abbastanza vicina a un'altra ricorrenza, vero Simone? Esatto, esatto, esatto. esatto. Sì. E dopo vedremo <ride> di cosa si tratta. Pensate che l'anno scorso di questi tempi furono presentate le final eight della Coppa Italia che poi si sono svolte a Pesaro. In quell'occasione il presidente Ario Costa ha la domanda precisa ma potremmo vedere la VL, la Carpegna Prosciutto, le final eight di Pesaro? Molto sinceramente il presidente Ario Costa rispose: Guardate, io non voglio illudere nessuno. E fu una risposta estremamente onesta, considerata la situazione. Oggi, invece, se dovesse bloccarsi in questo momento la classifica della Serie A, la VL sarebbe qualificata per le final Eight E quindi, in parecchi hanno detto: Guardate, che è vero che l'importante è farle a Pesaro, l'indotto, la città, il palasport, tutto quello che ne conviene. A parte gli effetti collaterali che purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'anno scorso, nel febbraio dell'anno scorso. Però in tantissimi hanno detto guardate che l'importante è esserci alle Final Eight più che giocarle a pesaro. E quindi già, già di per sé questo è un ottimo risultato. Stefano, come la vedi questa eh, considerazione? Beh, purtroppo non è ancora un risultato ottenuto, perché da qui alla fine della girone di ritorno di andata ci sono tante partite. È una situazione che ci stiamo godendo, eh, però veramente senza fare tanti programmi, tanti voli pindarici, meglio tenere i piedi per terra e continuare a prepararci perché riprenderemo il campionato dopo la pausa della nazionale eh, con una trasferta. Eh, il calendario è difficilissimo. A treviso, come... giusto? A treviso. Come dice il coach, ogni partita di questo campionato è uno spareggio e della verità... È... E quindi viviamo la giornata senza fare tanti programmi. Anche perché, con la situazione sanitaria eh, ancora in difficoltà, i programmi vengono buttati all'aria dal COVID. Prepari la partita con un giocatore, te ne manca un altro e così via. Viviamo la giornata. Intanto, i ragazzi si stanno preparando fortissimo eh, per recuperare le energie e, e farsi trovare pronti eh, a Treviso, appunto. E poi quando saremo. Alla fine del girone di andata vediamo se c'è un risultato da commentare. Benissimo, noi chiaramente ce lo auguriamo tutti Betta, anche perché uh -huh. effettivamente eh, poter ripensare, eh, tu che appunto sei la una, una storiografa della VL, uh -huh. poter pensare a una VL a questi livelli fa davvero stare bene, in questo momento ne abbiamo bisogno tutti. Sì, a parte che il lunedì io mi nascondevo dietro i muri gli anni scorsi, no? Perché dopo sai che i tifosi vogliono parlare e tu invece gli anni scorsi non avevi tanta voglia, insomma, di discorrere. E invece quest'anno, quando finalmente qualcuno ti dice, oh allora quest'anno siamo forti, eh? Lo sai, la gente ti dice così per certo. poi sapere da te qualche cosa in più... E adesso devo dire la verità, è tornato proprio il piacere di parlare della squadra, dei giocatori, di quello che succede, cioè è una gioia, proprio lo vedi negli occhi delle persone che è una gioia avere una squadra di questo genere, per cui non si parla più di polemiche, di critiche, ma finalmente si torna a parlare di pallacanestro, di come gioca quel giocatore, di che canestro ha fatto, di, della difesa che ha ordinato Repesa, cioè è tornato proprio il gusto di parlare del gioco, questo mancava veramente da tanti anni, anche a noi. Che eh, non potevamo scegliere se abbonarci o no, ma andavamo per lavoro al palazzetto. Non ti nascondo che qualche volta era pesante, ma soprattutto per il clima anche che c'era al palazzo, no? e quindi è stato faticoso. E adesso finalmente respiriamo. Sì, poi dopo questa, come questa considerazione di Elisabetta è da, è, è da interpretare, perché ovviamente il cuore del tifoso bianco-rosso uh -huh. c'è sempre stato. Certo. Non è mai mancata in nessuna situazione, anche l'anno scorso nei momenti peggiori, poi Simone ne è testimone, comunque nonostante i mugugni, nonostante uh -huh. i bu, però in realtà e l'abbiamo visto in tante occasioni, c'è stato sempre questo grande attaccamento della tifoseria verso la squadra, quindi quest'anno poter finalmente anche divertirsi e godersela un po' veramente ci voleva. Simone, eh, noi vediamo un po' di conoscerci un po' meglio, no? noi ci siamo già conosciuti in diverse occasioni, ti abbiamo intervistato qualche altra volta, però i nostri telespettatori saranno curiosi di saperne un pochino più di te, i nostri telespettatori per esempio non sanno che Simone è un bravissimo calciatore l'ho visto io con i miei occhi, pro proprio lo posso dire, lo testimonio, l'ho anche intervistato l'anno scorso, anzi il 6 di gennaio, ci fu una bellissima manifestazione alla Befana Biancorossi, e io mi ricordo che eh, Simone, in quel momento esatto nel quale le cose dal punto di vista cestistico non andavano tanto bene, in realtà con la palla fra i piedi ha fatto oh, la differenza. Ha fatto fuori il meglio di me, <ride> esatto. ricordo, e abbiamo vinto, abbiamo avete, vinto, vinto, anche, abbiamo ma, vinto. Ma, avete vinto contro la Vis. Abbiamo vinto. Avete, abbiamo vinto. Cioè, <ride> la, pensate, allora la squadra di. Calcio, Pensa come era messa la VIS. Esatto. <ride> la squadra di calcio a 5 della VL ha battuto la VIS e Simone fu il protagonista assoluto di quella partita. Infatti, è un'interessante. Fu una manifestazione bella, te la ricordi? No, io. sì, spettacolare, bellissima. Ci siamo divertiti tantissimo. Poi il momento uh, cestisticamente parlando non era dei migliori. E diciamo che in un giorno in quella manifestazione lì abbiamo riuscito, siamo riusciti a tirare fuori un po' di, di, di gioia e felicità. In, concentrate in quel giorno, quindi è stato molto bello. È stata una bella manifestazione. Eh Simone, tu sei la terza stagione a Pesaro, appunto, quindi cominci a prendere, insomma, proprio, si può dire, mano della situazione, ti rendi conto. Cosa trovi di veramente cambiato quest'anno rispetto ai due precedenti? Non mi rispondere il coach perché è troppo scontato. <ride> Dopo magari ne parliamo, ma non mi rispondere solo il coach. Ma guarda, non c'è un... Uh... Un tassello che spiega tutta la situazione, sono tanti tasselli che messi insieme formano appunto questo, questo inizio di campionato, no? il risultato che stiamo avendo, eh, anche se io sono uno che sta molto con i piedi per terra, quindi ancora come ha detto Stefano prima, di, di concreto non c'è nulla, prima aspettiamo la fine del girone d'andata e poi eh, traiamo le nostre conclusioni. Però sì, adesso come squadra siamo uniti, ci piace giocare insieme, ci piace passarci la palla, che è fondamentale questo, in questo sport. Quindi penso che lo stiamo facendo bene, possiamo farlo meglio, ma la cosa che conta di più è che stiamo lavorando e siamo felici di farlo anche insieme. Quindi è importante questa cosa per una squadra di basket. Sì, vi posso garantire che Simone i piedi per terra li tiene sicuro, perché essendo alto 2,08 m, se non tiene bene i piedi per terra assisteremo a delle giravolte incredibili. E come ti trovi a Pesaro? Ormai, come ti ho detto, terzo anno, noi sappiamo, lo sappiamo che ti trovi bene, però ci piace esatto. che tu lo dica a tutti i pesaresi. L'ho <ride> detto più e più esatto. volte, no, mi trovo bene, mi sono sempre trovato bene dal, dal primo anno che sono arrivato qui, ma da subito città vivibilissima, poi io personalmente amo il mare, abito vicino al mare, quindi non c'è niente di meglio per me. Ma poi mi ricordo, pensate, che noi l'abbiamo, la prima volta che ci siamo incontrati era circa due anni fa, d'inverno, e Simone ci diceva, ma guarda, io a dire il vero non è che faccio niente, cioè gioco a pallacanestro, ogni tanto esco, ecc. quindi in, si può dire che con il Covid non è cambiato niente per te? Beh, alla fine poco, dai, spesa online qualche volta la faccio esatto. anche, quindi no. Si no. può uscire di meno, diciamo adesso la situazione è un po' più tosta del, di prima perché eh, se vuoi andare al ristorante non puoi, devi fare asporto per forza, quindi eh, qualcosa è cambiato, però rispetto alla vita che facevo prima, diciamo, rispetto ad altre persone magari è cambiato sicuramente di meno. Ok, senti, i tuoi hobby principali? Eh, io non ho hobby, diciamo che a me piace tanto cambiare, diciamo, mi piace tanto cambiare hobby, se vogliamo chiamarlo così. Io leggo tanto, leggo tanto Ce e... lo dicevi, sì. sì leggo tanto, fino all'anno scorso ho letto tanto, adesso sto leggendo per studiare, perché mi sono iscritto all'università, quindi... Mm, eh, ho voluto... Economia aziendale. Economia aziendale. E quindi ho voluto, diciamo, provare a concretizzare questo percorso, che prima era solo lettura, adesso voglio... Che sì, sia sì, una sì. cosa un po' più seria ecco. renderlo anche più pratico insomma, esatto. renderlo più pratico, peraltro, è una cosa che ti fa onore, perché gli sportivi che accomunano no, la volontà di crescere anche da un punto di vista personale, da un punto di vista culturale, allo sport professionistico sono veramente incommiabili. Studente giocatore, Grazie. studente giocatore, <ride> giocatore studente, possiamo dirlo. Inizio. Poi sì, dopo esatto. meglio giocatore, Meg che giocatore <ride> studente <ride> molto meglio. Ma avevi confessato prima, appunto, durante il salotto precedente all'andata in onda, che tu di, in realtà di calcio non è che te ne occupi tanto. Molto Poco, molto, molto, poco, molto poco, a parte sì. giocare, quindi sì, eh, esatto. parte giocare, esatto. giocare mi piace tantissimo, ma si è visto, infatti adesso noi chissà che prima o poi non lo chiameremo le nostre partitelle, se la, chiaramente se la società darà il permesso, questo guardiamo, guardiamo a Stefano in maniera speranzosa, eh, per quale di, squadra di calcio tifi, se si può sapere, se ti va di io dire. sono di Torino, quindi mi verrebbe Torino. da dire così automaticamente, o Torino o Juventus? O Juventus. Poi, per me puoi decidere eh. tu. Eh. Ok, va bene, <ride> va bene, diciamo, no, non, non diciamolo via, una, una squadra di torino. una un squadra mistero. di, una squadra <ride> un di mistero. Allora, invece il DS Stefano Cioppi eh, sono ormai otto anni che riveste questo ruolo nella VL, però è di vecchia estrazione pesarese. Cioè lui è un pesarese e quindi ha vissuto la, proprio gli anni della VL. Quindi tu eh, quest'anno lo stai vivendo in maniera particolarmente importante anche te perché. Aver visto questo cambiamento, aver visto questo proprio cambio di rotta, questa improvvisa alzata di livello, sicuramente ti fa eh, stare decisamente bene, al di là dei voli pindarici dei quali non vuoi parlare, l'abbiamo già capito, giustamente, no, sto, giustamente. Sto decisamente meglio esatto. rispetto, a, su, su, rispetto alla stagione scorsa, decisamente molto meglio, ma anche alle esperienze precedenti. Eh, sì, io sono Pesarese, sono nato, cresciuto a pochi metri dal Palazzetto di Via dei Partigiani. E ho iniziato a fare mini basket. Ho giocato, ho smesso di giocare molto presto. Ho iniziato ad allenare veramente molto, molto presto. Ho allenato una vita nel settore giovanile della Vittoria Liberta, Ho fatto il mio esordio qui a Pesaro come vice allenatore in momenti belli perché sono stato assistente eh, di Pilla, di, di Attilio Caia, di Stefano Pilastrini, di Marco Crespi e poi sono esordito come capo allenatore. Ho fatto i miei dieci anni in giro da capo allenatore prendendomi le mie soddisfazioni. Otto anni fa il presidente Costa mi ha proposto di tornare qua e di iniziare questo nuovo lavoro. Ero contento di tornare a casa, ero contento di rimettere eh, la, mia la mia seconda pelle, quindi la maglia della vittoria Libertas, eh, pur sapendo che eh, Costa è stato subito molto sincero, mi ha detto quali erano le possibilità economiche per la costruzione della squadra della Serie A. Chiaramente ci siamo guardati negli occhi, già allora dicevamo: Ma allora forse è meglio fare la, la seconda serie, la, la serie a due. Eh, però, niente, abbiamo accettato la sfida allo, allora e, e siamo riusciti a raggiungere delle salvezze miracolose, in alcuni veramente anche legate a, a degli episodi cestistici. Eh, Impressionanti, eh, penso al canestro di Turner all'ultimo secondo con la Virtus o altre situazioni. Poi... Eh, il nostro budget è rimasto più o meno sempre quello, abbiamo avuto una fiche un po' più alta eh, l'anno della sponsorizzazione eh, Consultimes nella quale scegliemmo come capo allenatore Piero Bucchi, ma alcuni problemi non ci hanno fatto gioire eh, come sarebbe potuto essere in quella stagione. Qui, lì. Finalmente abbiamo trovato un nuovo sponsor, un nuovo grande sponsor eh, Prosciutto Carpegna eh, che ci sostiene già dall'anno scorso. Lo sponsor, i consorziati hanno voluto rimanere nonostante la, la stagione ricca solo di sconfitte del eh, scorsa e, e quindi soprattutto grazie ai consorziati che hanno resistito e a prosciutto di Carpegna ci troviamo a un mio ottavo anno eh, sicuramente più piacevole di quello appena passato. Esatto, sicuramente più ricco di soddisfazioni. Ma um, un, la seconda volta che parliamo di lui poi lo faremo anche dopo. Repesa. Eh, come è stato? Dai, svelaci qualche segreto riguardo all'arrivo di Repesa a Pesaro, perché in tanti, no, dall'oggi al domani si sono ritrovati con questo grande nome come coach della VL e in tanti addirittura, ma non ci crede è come se sì. venisse a, ad allenare la Vis Pesaro, adesso non esageriamo Allegri, però siamo su quei livelli lì No, no, ma secondo eh. me non esageriamo, nel senso oh. che probabilmente eh, facendo le proporzioni tra calcio e pallacanestro eh, Jasco, Jasmine mm. eh, Personaggio a livello internazionale anche più importante di Allegri, Allegri ha vinto tutto eh, soprattutto in Italia con la Juventus. Ma Iasco ha vinto tutto sì. in giro per l'Europa, non solo in Italia. È stato il capo allenatore della Croazia alle Olimpiadi. Quindi, a livello di curriculum, esatto. eh, probabilmente il paragone ci sta ci assolutamente. Siamo. Ma non è un segreto, lo ha detto spesso Ario durante l'estate scorsa quando si decise di Buttare il cuore oltre l'ostacolo e quindi il consorzio eh, resistette alle sirene di autoretrocedersi. Quando Prosciutto di Carpegna decise di legarsi a Pesaro eh, come sponsorizzazione, ancora, quindi in quel momento lì Ario aveva un, un desiderio, non ci dormiva la notte, me, me lo raccontava sempre, quello di trovare un personaggio che potesse eh, spingere tutto questa. Belle novità. No? Fa saltare il tappo della esatto. bottiglia. No? e Utilizzando il suo ottimo rapporto con il coach, un rapporto nato nel lavoro che hanno fatto insieme a Roma, e, e lo ha contattato e a differenza di altre occasioni nella quale Ario comunque cercò di stimolare gli allenatori, quest'anno il coach aveva voglia di... Provare a valutare questa sfida eh, e probabilmente anche grazie alla presenza del nostro sponsor, eh, e quindi quando ha accettato eh, di iniziare questo progetto lungo con noi per costruire qualcosa di nuovo e riportare con calma, piano piano, come dice in il Coach, a, ai livelli in italiano, eh, giusto? Sì, piano, sì, piano piano, bene in piano, italiano. piano piano, <ride> e veramente è stata un, una sorpresa anche per noi perché. E poter lavorare con lui, veramente ritornare all'università, fare un master e imparare tanto per quel che riguarda la costruzione della squadra, la gestione dal punto di vista tecnico, psicologico e anche aziendale secondo me, perché l'esperienza di Jasmine è straordinaria. Sì, infatti lo si vede proprio in maniera tangibile. Betta, noi adesso ci avviamo a vedere un po' anche gli highlight della partita, mm -hmm. però con te mi piaceva anticipare quello che poi faremo nell'angolo del revival, sì. questi 5-10 minuti alla fine della trasmissione nella quale noi parleremo anche del passato della VL. Sì. C'è stato molto interesse riguardo alla, al passato della VL quando, abbiamo, eh, parlato con, eh, Bui, quando sì. abbiamo parlato con Bui, quando abbiamo parlato con Gratis, abbiamo presentato Joe Pace nella prima puntata. In questa occasione invece di chi parleremo? Parleremo di Lloyd Daniels detto pisellino. Eh, io so che allora, un giocatore di pallacanestro americano ha detto pisellino, ah. dobbiamo spiegarci. Sui B, eh. la traduzione è ah, ecco. che è il figlio di braccio di ferro. Ah, ecco. Quindi pisellino in quel senso lì. L'abbiamo <ride> 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 diciamo, italianizzato, ma lui, mh, dico questo, cioè, i tifosi noto che a meno che un giocatore non sia stato straordinariamente bravo, come no? eh, Day, Darwin Cook, che okay, hanno vinto gli scudetti. Quelli che i tifosi si ricordano di più, perché sono passati tanti anni, sono i giocatori un po' stravaganti, per non dire matti, no? Perché se ci pensi, anche Giopese è un po' pazzo e Pisellino lo stesso, poi vi racconterò un paio di aneddoti. Quindi, e per quello, oltre che era forte, eh, non è che stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, eh, eh, viaggiò alla media di 21 punti in Italia, quindi fece un campionato bellissimo, però eh, aveva... Le stranezze insomma, notevoli, Dopo e, le raccontiamo, e poi ricorderemo brevemente anche Terry Durod, che è un mm. giocatore che eh, venne a Pesaro per un anno, un anno peraltro, poi eh, a, a un pochino a singhiozzo. Mm -hmm. Però ce lo ricordiamo e lo vogliamo ricordare perché purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, all'età mm -hmm. di 64 anni, e quindi eh, un piccolo ricordo anche di Terry Durod. Adesso io direi di andare a vedere le immagini della partita e le cominciamo a commentare proprio con i nostri ospiti. Partendo da questa considerazione, coach Repesa Simone prima della partita era stato abbastanza critico sul fatto che si dovesse giocare una partita così anomala con solo 6 o 7 giocatori e quindi si trovava, ha, ha fatto questa intervista nella quale ha denunciato un pochino il fatto che basket è questo. In realtà gli stessi problemi li aveva anche Reggio Emilia. Sì, perché Reggio veniva da una situazione di eh, stop per due settimane, credo, almeno. Quindi... Anche per Reggio la situazione non era delle migliori, ecco. eh, per noi lo stesso perché ci mancavano dei giocatori fondamentali, eh, però credo che siamo stati molto bravi sotto questo aspetto a sopperire questa, questa mancanza e far uscire magari sotto altri nostri aspetti delle, delle situazioni che siamo in grado di... di di portare avanti ecco con queste mancanze qua quindi diciamo siamo stati bravi anche sotto questo aspetto sì un'altra cosa molto interessante è emersa è che il grande Delfino che è un po' il, il si può dire l'anima di questa squadra è arrivato quest'anno però ha subito interpretato il ruolo del leader era stato preso, e inizialmente puntando su un'autonomia di un quarto d'ora, 20 minuti a partita, mentre invece anche Domenica è stato in campo per tanto tempo e oltretutto ti ha servito degli assist meravigliosi, l'abbiamo visto in diverse situazioni, con quel, la palla sotto canestro. Sì, 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 assolutamente. Lui mi ha, mi ha messo proprio in ritmo <coughs> durante la partita, quindi eh, i punti che ho fatto li devo praticamente a lui, perché eh, mi ha iniziato ecco, eh, a a giocare nel, nel modo giusto perché è un periodo che sto avendo un po' di fatica magari a cominciare la partita all'inizio quindi lui mi ha, mi ha proprio introdotto e sì come hai detto tu è un leader, cioè è una persona mm -hmm. con carisma, è una persona con esperienza e che ci sa fare anche quindi eh, tante volte quando vede che eh, c'è bisogno di parlare quei 5 secondi per dare forza alla squadra lo fa ma è un automatismo non... È un'abitudine per lui, è una cosa che viene proprio dal suo bagaglio d'esperienza. Esatto. Stefano, invece c'è chi teme che comunque faccia quest'anno e basta. Pesaro, tu come pensi? Cosa pensi? Credi che dopo le Olimpiadi, se ci saranno le famose Olimpiadi di Tokyo nel prossimo agosto, eh, tornerà o non tornerà? Ma questo è un argomento del quale non abbiamo mai parlato né con Carlos né nemmeno col suo procuratore. Considerate che durante quest'estate il suo procuratore che è Tojo Ferraccini, adesso un amico della Vittoria Libertas perché abbiamo fatto diversi giocatori con lui, ma ai tempi era, era uno del, e... dei, delle colonne del Billy Milano, quindi era un, un avversario. Bene, Tojo ci ha contattato quando ha saputo che abbiamo, avevamo firmato Jasmine e, e ci ha detto: Carlos vorrebbe fare un ultimo anno per prepararsi alle, alle Olimpiadi e farlo con Jasmine a Pesaro sarebbe la cosa perfetta. Non ci siamo fatti perdere, non abbiamo perso l'occasione. e, e... Abbiamo fatto un rapporto per un anno e non ti nascondo che domenica sera dopo la partita tornava a casa con Luciano Amadore e diceva: Bisogna convincere a rimanere un altro anno, eh, piano se, piano. Secondo me una scappatoia ci potrebbe essere, che rinviano le Olimpiadi di un altro anno, cioè, <ride> cioè. Che, che le portano al 2022, così magari lui si ferma. Guarda, vedendo la qualità che vedete tutti durante le partite di Carlos, ma vivendo in palestra e quindi vivendo la quantità del lavoro che fa Carlos da quest'estate, è impressionante quanto curi il suo corpo, quanto eh, stia attento a caricarlo, a sovraccaricarlo, poi a, a togliere i carichi, insomma la voglia di giocare sembra che sia altissima ancora e quindi possiamo sperarci, sognare, però di nuovo torniamo... A, a, a vivere la giornata e cerchiamo di prepararci per la prossima partita, per il futuro ci sarà un momento magari a inizio anno per cominciare a progettare. D'altronde l'estrazione calcistica di cui parlavamo prima ci porta anche a fare paragoni, se effettivamente oggi i top giocatori della Serie A sono uno di 39, uno di 35 anni, chissà perché non sperare che Carlos possa decidere di prolungare ancora la sua sì. straordinaria carriera. È quello che ci auguriamo. Tutti. Ce l'auguriamo la palacanestro. La ama e ama la maglia per la quale gioca, ed è una caratteristica sua personale, ma anche un po' di tutti i giocatori argentini. Molto spesso con Coach Rep, dicevamo guarda, ci sono i giocatori italiani, serbi, croati che sono in NBA così hanno un po' la puzza sotto il naso e tendono a snobbare la nazionale, no? per esempio. Gli argentini. Vogliono andare alle Olimpiadi, vogliono andare alla mondiale con la loro, eh, con la loro squadra e magari, anche se sono più vecchi, eh, magari un po' usurati, così poi alla fine vincono perché quel desiderio, quella voglia che mettono in campo li fa primeggiare rispetto alla puzza sotto il naso degli altri gli atleti. In un momento migliore della loro carriera, e forse questo in Carlos lo si vede tutte le domeniche. È vero, hai detto una cosa giusta: questo attaccamento degli argentini ai colori proprio bianco-celesti, noi l'abbiamo avuto modo di vedere tre anni fa a Pesaro, quando ci fu una uh, Coppa Davis giocata mm. dall'Argentina, se vi ricordate, nella, nel campo della sì. Baratov, sistemato a, a proposito. Pieno di tifosi, c'è un attaccamento incredibile. I giocatori, parliamo di Del Potro, quindi numeri uno in assoluto che pure per quella partita di Coppa Davis hanno dato l'anima. Quindi è vero, è vero questa cosa che hai detto riguarda proprio tutti gli sport e eh, l'Argentina, è verissimo. E Carlo sta dando l'anima per il colore bianco -rosso, bianco rosso adesso, perché domenica sera lui è stato il migliore in campo, credo, ha eh, sì. aiutato i suoi compagni. Eh, Simo ha fatto. Un grande primo tempo nel nostro momento sì. più difficile. Eh, tra il primo e il secondo tempo Carlos eh, chiama il dottore e gli dice guarda Carlos, Doc che non mi muovo più perché ho preso un blocco nella schiena di Elegar, cioè la schiena e il collo completamente bloccati e nonostante questo è andato in campo e ha fatto un altro grande secondo tempo quindi lui ama i colori per quale quali gioca e in questo momento sta amando il bianco rosso e speriamo l'estate prossima il bianco celeste speriamo Simone torniamo un attimo sulla partita è stata sottolineata la grande difesa perché la grande difesa della VL è un pochino l'arma vincente di questa prima parte del campionato c'è chi dice che bisogna tenere gli avversari sotto gli 80 punti per vincere le partite per questo occorre una grande difesa Sicuramente poi per vincere le partite bisogna sempre fare un punto in più degli altri, no? ne basta anche <ride> certo. solo uno. Però sì, noi cerchiamo sempre di partire dalla difesa, lo facciamo soprattutto durante la settimana. Il coach ci sprona tanto uh, tutti quanti per iniziare la difesa, dalla difesa perché la difesa è quella che ti fa realmente vincere le partite, quindi è una cosa che non, uh, non viene così a caso la domenica ma è una cosa preparata tutta la settimana. Eh, Betta, qualche settimana fa, se non sbaglio, Repes aveva fatto un'intervista con te proprio su Simone, vero? Mm -hmm. Ma l'ha fatta in italiano o in croato? Ti ha, ti ha spronato <ride> bene, vero quella volta? Sì, Ti ha spronato <ride> bene perché sembra che, abbiamo... che da quel momento proprio Simone Quindi abbia... Abbiamo avuto... parlato anche con Simone perché successivamente ho intervistato anche lui e gli ho chiesto appunto queste sottolineature che aveva fatto il coach che a me mi hanno colpito tantissimo perché... Anche per noi è uno stimolo avere un allenatore così, per noi giornalisti dico intanto perché devi essere sempre attento, preparato quando fai le domande, perché insomma stai parlando con un'eccellenza, per cui un po' di soggezione, dico la verità, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, per lui la provo, è un'ammirazione no, per il personaggio che è. E, e lui mi ha detto abbiamo visto insieme a Simone tutte le partite dell'anno scorso e io ho visto che lui ha segnato solo 10 punti in contropiede. E, e 8, adesso non mi ricordo proprio il numero preciso, sul rimbalzo offensivo, madonna, ho detto: ma mm. ti rendi conto che precisione? No? E, e lui dice, se Simone corresse di più in contropiede, prendesse qualche rimbalzo offensivo in più, ha già fatto doppia cifra tutte le domeniche, no? cioè, per dire dove è andato a trovargli, le poi domenica invece ha fatto anche il pivot, e, esatto. e quindi vabbè, con quei passaggi lì di Delfino penso che è da gusto, no? esatto, <ride> però se posso fare una domanda a Choppi, che è stato un allenatore, perché questa cosa mi ha incuriosito, due anni fa qui c'è stato Boniciolli, no? Che aveva detto che Simone poteva avere un futuro in Serie A se si fosse spostato a giocare da, da numero 3, dalla piccola. E poi invece Rai Pesac lo vuole far giocare pivot. Ma insomma, no, non voglio dire, tante volte anche il futuro di un giocatore è nelle mani dell'allenatore di come certo. lo vuole utilizzare. Siccome Stefano è stato un allenatore, io dico se fosse stato un tuo giocatore, Zanotti, dove l'avresti messo come ruolo? <ride> No, io ti posso dire che ogni, ogni allenatore ha una sua filosofia, una sua idea del gioco e in assoluto quando può costruire la squadra seguendo uh, questa propria filosofia uh, riesce a collocare i giocatori dove, dove vuole lui. Altre okay. volte deve, deve un po' adeguarsi, deve adeguarsi al, al momento, alle difficoltà e uh, l'assenza di un giocatore ti fa scoprire il... Uh, il tuo 4 in posizione di 5 e, e viceversa. Uh, Simone sicuramente ha un fisico e un atletismo da poter giocare eh, nel, nel reparto dei lunghi, degli interni, con poca differenza tra 4 e 5. L'idea di Jasmine è quella di utilizzarlo anche da 5 tattico, da stretch 5, dicono gli americani, perché eh, giocando contro dei lunghi più grossi e quindi più lenti, con il suo tiro può allargare le difese, strecciare le difese e portare il lungo fuori. Eh, però appunto questo, questa capacità di tirare con i piedi per terra molto bene da fuori dai tre punti faceva vedere agli occhi di Matteo Boniccioli la possibilità di, gioca di farlo giocare come tre, pronto per prendere gli scarichi degli esterni eh, nell'angolo, in ala, in quelle posizioni lì. Eh, la filosofia è, spesso è diversa da una natura all'altra. Secondo delle squadre che hai. Magari quell'anno avevamo un buco nel ruolo sì, di squadra. Sì, a volte e... le scelte dipendono anche dalla situazione di emergenza, o dalla situazione tattica che viene fuori durante le settimane. Continuiamo a sottolineare i piedi per terra. Eh. È già la terza volta che si <ride> parla dei piedi per terra di Simone, che peraltro, lo dicevamo prima... Eh, il 30 di dicembre scenderà in campo contro la Virtus nel recupero della partita che è stata rinviata due settimane fa e poi il 31 dicembre credo che compirà gli anni e quindi come tutti noi farà un Capodanno sobrio come tutti gli anni, compio gli anni, speriamo esatto, esatto. <ride> anche quest'anno <ride> quest no dai sì, speriamo in un bel regalo, eh, <ride> poi la partita contro la Virtus è molto sentita a Pesaro no? quindi eh, speriamo davvero in un bel regalo di, di fine anno Settimana prossima c'è la sosta, l'Italia credo che sia in Estonia, se non mi sbaglio, a Tallinn in questa mini bolla che sarà creata per le qualificazioni Euro 2022. Come la vedete la nazionale? Simone, cosa, cosa, cosa ti senti di dire sulla nazionale di pallacanestro italiana? Ma, niente, secondo me è ancora molto presto per, per giudicare e commentare. Secondo me è ancora molto presto. Non ti saprei dare un giudizio concreto in questo momento, sinceramente. Ok, vedete la risposta del ragazzo che studia, <ride> che quindi pensa e pesa molto bene le sue parole e sa cosa dire. Però ci sta perché cioè, l'Italia è già qualificata, quindi sono qualificazioni che vengono utilizzate come esperimento. dallo Quasi Stato. amichevoli, sì. Sì, per le altre no, per esatto. noi quasi, quindi ci, ha ragione a dire che è meglio sospendere il giudizio. Ci sono tantissimi esordienti in questa bolla di Tallinn, alcuni che hanno, sono alle prime alla seconda o terza convocazione, quindi è giusto lasciarli giocare, lasciarli crescere e, e poi vedere quando arriveranno gli europei di formulare un giudizio su questa nazionale. A proposito di nazionale c'è un giocatore pesarese che se non sbaglio domenica è entrato del 2002 e ha fatto un canestro da tre. Eh? Eh, esageriamo a parlare di un futuro del genere Stefano? No, esageriamoci Esageriamo. perché Edin è un ragazzo con un parliamo telaio, si, un fisico che da poter ambire alla, alla nazionale, ma oggi parliamo di niente, se parliamo di queste cose qui. Edin ha da lavorare tantissimo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, eh, dovrà crescere gradualmente e poi fra qualche anno ritorniamo a vedere a cosa può ambire nei massimi livelli. Oggi Adesso c'è da lavorare. Oggi come oggi consideriamo che all'età di Yannick Sinner. Che è un giocatore di tennis che già sembra che sia predestinato chissà qua di diventare se non il numero uno quasi. Quindi chi lo sa. Facciamo una piccola pausa, ci rivediamo fra qualche secondo. Allora riprendiamo dopo questo breve break. C'era Elisabetta che voleva dire qualcosa a proposito del pesarese del 2002. Sì, Mujakovic, perché ci ho parlato quest'estate mi ha raccontato la sua storia. A parte che, voglio dire, vedi quando le annate vanno bene succedono anche queste cose. Entra il ragazzino e invece di fare una figuraccia fa una bomba di tabella allo scadere. No? Cioè quando mm. c'è un clima positivo tutto funziona anche quello più giovane si sente di poter Tentare una cosa del genere. Ho visto che si è voltato verso la panchina, non sapeva se ridere o chiedere scusa, no? però era molto felice e poi si è visto no? anche dai festeggiamenti dei compagni. Lui è figlio di un bosniaco che è scappato durante la guerra e eh, a me questa cosa mi ha colpito molto: pensare che questa famiglia insomma, che ha trovato a Pesaro una, una nuova realtà dove, dove abitare dopo eh, gli orrori che sicuramente avranno visto. Suo padre è stato proprio nell'esercito combattuto, quindi insomma questo ragazzino deve avere una, una bella forza interiore, quindi è stata molto contenta per lui. Ecco. Sì, giusto è questa notazione. Io penso che tantissimi personaggi oggi sportivi, famosi, più o meno famosi, che appartengono alla generazione di quelli che hanno vissuto la guerra nella penisola balcanica, abbiano dentro un qualcosa di diverso. Non dico né in più né in meno, ma sicuramente di diverso rispetto a chi questa esperienza non l'ha vissuta. Si dice che in Italia e nel mondo stiamo vivendo una sorta di piccola guerra contro questo eh, nemico invisibile che si chiama Covid. Penso che sia molto diverso ritrovarsi di sotto le bombe e magari dover ricostruire i ponti come è successo eh, nella penisola balcanica. Quindi questo è un, un aspetto sempre da tenere presente quando parliamo di persone, di uomini che vengono da quella realtà. Eh, tre giorni fa, ehm, Stefano, c'è stata una riunione ai massimi livelli della Lega Basket dove, diciamo, si sono affrontati soprattutto due argomenti. Il primo argomento, quello forse più importante, più pregnante, è la ferma e decisa volontà in ogni caso di andare avanti, Col campionato, nonostante le difficoltà, devono ancora essere recuperate 10 partite. Come abbiamo detto all'inizio, la classifica è molto, eh, non si può neanche parlare di classifica perché con tanti buchi è difficile fare un ragionamento sulla classifica. Ecco, eh, però, questa ferma volontà è stata confermata. Dunque, mh, non credo che sia una, un problema legato alla classifica quello che ci si è posti eh, fino ad oggi sulla opportunità o meno di fermare per un periodo il campionato. Noi siamo uno sport di origine americano e in America la classifica, l'andata e ritorno alla classifica non esiste. Esiste un record di sconfitte e vittorie e quindi si può benissimo vivere almeno una stagione, visto l'emergenza planetaria che c'è, pensando che la classifica alla fine del campionato avrà tutte le squadre che avranno giocato lo stesso numero di partite. Nel frattempo si ragiona su percentuali di. E vittorie e sconfitte, non è quello il problema, il problema è un po quello che è sottolineato, era un po' quello che aveva sottolineato Coach Repesa nella conferenza stampa di cui, eh, si faceva, al quale si faceva riferimento prima, e cioè eh, che senso ha vendere un prodotto uh, basket dove le squadre arrivano in campo con 3-4 uh, un, giorni di allenamento dopo Due settimane di quarantena oppure con squadre che arrivano in campo che si sono allenate con quattro giocatori, due bambini e due allenatori perché gli altri erano in quarantena e soprattutto quanto è rischioso per la salute dei giocatori entrare in campo in queste condizioni perché è capitato, per esempio, che Tyler Kane è dovuto scendere in campo e giocare una partita dopo eh, più di due settimane di, di stop. E... Le squadre hanno resistito in quel momento critico, eh, alcune squadre, compresa la nostra, hanno ancora dei contagiati, eh, siamo arrivati alla pausa della nazionale, i proprietari delle, delle varie squadre hanno detto non fermiamoci più perché non ci siamo fermati in quel momento di crisi, eh, adesso sembra che l'epidemia vada un po' meglio grazie ai sacrifici fatti da tutti gli, gli italiani. italiani. Abbiamo più o meno tutte le squadre di Serie A acquisito un minimo di immunità perché qualcuno ha un'immunità un totale, sono stati contagiati in 12-13, noi in 8, quindi cominciamo ad avere un po' di, eh, di difese eh, appunto, da, grazie a, a chi ha già preso... Il Covid in questi giorni, quindi se non ci siamo formati in quel momento andiamo avanti e portiamo avanti il campionato, appunto, pensando a una classifica da immaginare in maniera eh, diversa. L'altro argomento però è, è ancora attuale quello della proposta del bloccare le, le retrocessioni. Esatto, infatti questo ne volevo parlare un attimo con Simone l'altro argomento riguardava proprio il paventato blocco delle retrocessioni se lo facevamo l'anno scorso stavano tutti più sicuri no, comunque <ride> va bene così perché comunque almeno a qualcosa il coronavirus è servito da questo punto di vista eh, Simone, ma ecco come la vedete invece questa ipotesi appunto di bloccare le retrocessioni e di prevedere magari il prossimo anno una serie A a 18 squadre perché se è vero che Vengono bloccate le retrocessioni, non vengono bloccate le promozioni, quindi secondo te può essere una decisione giusta, vista la situazione? Ma ehm, io per quanto riguarda il blocco delle retrocessioni, non sono pienamente d'accordo. Perché quest'anno lo fai presto a dirlo? No, no, no. <ride> no, 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 indipendentemente <ride> indipendente, da, no, dai, dai, dai risultati, non è per quello. Schierza. Però, eh, non sono d'accordo, non sono d'accordo per un punto di vista. Eh, di stestate, perché le squadre quest'estate hanno fatto il loro mercato decidendo gli investimenti da fare, quindi eh, le squadre che magari avrebbero potuto investire meno soldi, eh, sapendo già che non ci sarebbero state retrocessioni, magari l'avrebbero fatto. Eh, quindi secondo me non è eh, una cosa giusta da fare adesso. Forse sarebbe stata più giusta decidere una cosa del genere quest'estate. All'inizio. Esatto. Non cambiare le regole del gioco dove strada facendo. Esatto. Volevi dire qualcosa Stefano a riguardo? Io capisco l'idea di, di Simo, è un'opinione che ci sta, però eh, le regole del gioco siamo quasi costretti a doverle cambiare, perché nessuno eh, realmente, tranne qualche virologo che prevedeva una no, seconda ondata di Non parliamo dei virologi, perché sennò è come mettersi a parlare dell'oroscopo sì, di Barbanera. Però quest'estate di... nessuno pensava che, che l'ondata sarebbe stata così pesante e che avrebbe travolto anche le squadre di pallacanestro. E adesso ci ritroviamo a giocare delle partite, come abbiamo detto prima, il calendario sfalsato e quindi sembra quasi... Insomma, le, le retrocessioni si giocano durante la stagione regolare e quindi si rischia che qualcuno viva il dramma delle, della retrocessione eh, a causa del Covid e non di quello che ha fatto durante il mercato estivo o di quello che ha prodotto eh, sul campo. Quindi sarebbe opportuno forse bloccare le retrocessioni. E... Trovare qualche regola che obblighi tutte le squadre a non eh, sbolognare i migliori giocatori per risparmiare dei soldi, magari delle regole mettendo delle premialità, eh, se arrivi sedicesimo hai un premio certo. basso, se arrivi tredicesimo dodicesimo hai un premio di, di un certo tipo. Si possono allargare i playoff, farli a 8 a 12 in modo tale da eh, rimanere coinvolti certo. tutti e sfruttare il fatto che… Per quel che riguarda lo scudetto si gioca appunto attraverso i playoff e quindi i playoff saranno regolari perché vogliamo tutti quanti credere che a maggio, eh, grazie al vaccino, grazie alle cure, grazie alla bella stagione, vivremo dei playoff assolutamente regolari e magari con gli spalti pieni di gente. Sì, chiaramente quello che ci auguriamo tutti per tanti motivi, tutti siamo già proiettati alla primavera nella speranza che questa cosa sia decisamente cambiata. Ma sai Antonio che Riccardo Paolini che è stato coach della UL qualche anno fa, anche lui ha conquistato una bellissima salvezza di queste appunto come ricordava due, due Stefano due a, in, col cuore in gola, e lui era per la, il blocco delle retrocessioni per la valorizzazione diciamo dei giocatori più giovani, degli italiani e... Ha avuto tante critiche per questa sua proposta alcuni anni fa, però vedi, ci siamo arrivati, il, il discorso è che da noi in Italia la gente va per vincere le partite, cioè i tifosi, no? e non solo per vedere la partita come succede in America. E bisogna cambiare questa mentalità, altrimenti succederà, come prima diceva Cioppi, questa è la paura, no? che se non ci sono più le retrocessioni, chi non può lottare per i playoff poi non, non si impegna più e questo sarebbe brutto, cioè non trovare uno stimolo. Se non puoi arrivare al vertice, allora per cosa giochi? giochi per il gusto di fare una bella partita e questo in Italia ancora questa cultura non c'è forse. Beh certo è una rivoluzione culturale, no? è una rivoluzione culturale legata a tanti aspetti, in Italia c'è comunque, in Italia, in Europa in generale c'è nel vecchio continente la, la competizione, il arrivare primi, secondi, retrocedere, sì. a fare i playoff, è chiaramente un'impostazione diversa, anche perché è diverso il sistema, chiaramente l'NBA... Campionato professionistico americano è basato su un'economia totalmente diversa rispetto a quella di qualunque altra competizione mondiale. L'abbiamo visto anche in occasione degli ultimi play-off fatti nella bolla di Miami, quindi anzi di Orlando per essere precisi. Però eh, ecco, è una situazione culturale diversa. Eh, Elisabetta, tu hai nominato Paolini che sì. è stato coach della VL. Ci piaceva ricordare Carlo Rinaldi, coach della VL anche lui in anni molto precedenti che purtroppo ci ha lasciato i giorni scorsi. Beh, io te lo posso ricordare perché ho letto il pezzo che ha fatto, hanno, hanno costruito insieme le nostre memorie storiche del giornale, quindi Franco Bertini, Maurizio Gennari, esatto. Luigi Ottalevi anche, no? perché io a quell'epoca, sì, Carlo Rinaldi l'ho visto perché è stato primo, il primo anno che sono andato al palazzo quando appunto allenava Joe Pace. E quindi è impazzito quell'anno per nel gestire 79-80. No? Però ho saputo da lui, non lo sapevo questo, che Carlo Rinaldi aveva allenato ancora prima la VL nel 72. E anche lì ha avuto da fare con l'americano che tale Pickens che gli diede un cazzotto nello spogliatoio <ride> perché non gli aveva fatto tirare due tiri liberi, perché ancora c'era quella regola potevi decidere se tirarli o no. Siccome lui non si fidava del suo giocatore, non glieli fece tirare, l'americano non l'ha presa bene. Quindi, poveretto, aveva avuto davvero a che fare. Con, insomma, sarei curioso di vedere Simone Zanotti che dice a Repesa adesso, adesso non tiro due tiri liberi oppure ci vediamo negli spogliatoi. Non credo che sia una situazione. È grosso Repesa. Non è pesa. esatto. Una situazione esatto, no, da, ri no, 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 no. da riportare, non, non penso nessuno avrebbe il coraggio esatto, di farlo. Da riportare all'attualità. E purtroppo un altro giocatore che abbiamo detto all'inizio che, che ha lasciato questo mondo proprio nei giorni scorsi è stato Terry Durod, Terry Durod che giocò un anno nella VL, eh, tu Betta te lo ricordi a così sì. a grandi linee, anche Stefano, erano, eravate sicuramente giovani, quegli anni più giovani di me, io mi ricordo una partita di Terry Durod contro la Granarolo Bologna, dicevo prima Simone, nella quale che, secondo me se ci fosse stato allora il tiro da tre, Terry Durod avrebbe fatto 90 punti, perché da qualunque punto tirava faceva canestro, fu una partita incredibile, ma poi dopo in realtà Terry Durod fu, fu il protagonista della salvezza della, della VL. Sì che stava per retrocedere, sì, grazie e a una sua partita straordinaria, straordinaria con Varese si salvò. È stata un'annata anomala perché quell'83-84 venne eh, incastrata tra l'anno prima in cui con Kitchanovic e Jerkov la Scavolini vinse la Coppa delle Coppe, Palma di Mallorca io c'ero sì. negli spalti come tifosa. Prima volta che ho preso l'aereo in vita mia per andare a vedere la partita di pallacanese e non per andare al mare a Palma no. di Mallorca. Vabbè, con mio padre, okay, non è giusto che giusto sono andata da sola. <ride> Però eh, <ride> e l'anno dopo, 84-85, vincemmo la Coppa Italia, facemmo finale a scudetto con Giancarlo Sacco allenatore. Quindi quell'annata lì andò storta. Non so perché andò, eh, ci capita, no? Quelle stagioni, cioè, la squadra era forte: c'erano già italiani forti, c'era Silvestre Zampolini, Magnifico. magnifico. Eppure eh, non andò. Eh, in estate furono presi due americani. Chiureton scappò durante il ritiro. No? Stefano sì, per andare a Milano. Quella quell'estate lì eh, era stata sicuramente funestata dalla fuga, fuga di Cureton mm. perché la VL riuscì a firmare un, una stella e, e nemmeno, non siamo riusciti nemmeno a vederla dal vivo, soltanto mm. chi, chi andò in ritiro poteva vedere Cureton. Poi Duroven eh, tagliato. Eh, Poco, per poco, per poco tempo, venne sostituito per poco tempo da Ron Lee, un altro americano estroso, me lo <ride> ricordo eh, sì, sì. i cioè, tuffi, io esatto, mi ricordo me dei ricordo. gran tuffi. Nel parquet. i tuffi. Poi frequentava il campetto di Viale Trento. Sì, e sì, sì. Quando rivenne tagliato, venne richiamato di Uro. Infatti, fu un'annata sfortunata. Per fortuna, con una salvezza grazie a una sua grande partita. Ma credo sì. che Ron Lee si vede addirittura a un torneo estivo a Villa San Martino, con personaggi di cui faccio i nomi, Calcagnini, Foglietti, e c'era Ron Lee che giocava in questo, in questo torneo estivo di Villa San Martino, ovviamente c'erano 3.000 persone a vedere le partite, certo. perché c'era Ron Lee in campo ed era stato spettacolo. Betta, invece allora, l'angolo vero diciamo, del sì. vintage oggi è dedicato a Joy Daniels. Allora riapri i miei appunti, ecco. <ride> che stamattina ho studiato. <ride> riapri l'incinetto. No, perché so quello che lui ha fatto a Pesaro, sapevo anche un po' prima. No, di Lloyd e Daniel a me mi hanno colpito due cose prima che arrivasse a Pesaro. Una è il rapporto straordinario che lui ha avuto con un allenatore, che è Jerry Tarcani, detto lo squalo, no? che praticamente lo aveva reclutato eh, per l'università, ne va da Las Vegas, dove poi non ha mai giocato perché non è riuscito a superare eh, i diciamo, programmi di recupero che c'erano per lui. Lui era quasi analfabeta, questo non lo sapevo, ho scoperto che faceva fatica a leggere, non sapeva scrivere bene, e ha cambiato quattro high school in quattro anni, quindi aveva dei voti pessimi e non poteva essere preso al college e quindi questo allenatore che si era innamorato di lui voleva cercare di portarlo ma non ce la fece. Però eh, questo rapporto si ricostruì poi nell'NBA quando Tarkanian allenava il San Antonio Spurs e chiamò Pisellino dal nulla, cioè non era stato scelto, ecco, quindi gli diede questa opportunità. E alla seconda partita lui fece 26 punti. Quindi insomma il talento c'era per giocare. Giocò nell'NBA, dopo quel punto, un, due anni con i San Antonio Spurs, poi qualche partita a Filadelfia, poi qualche partita con i Lakers, e poi nell'estate del 95 arriva a Pesaro. Quindi veniva comunque da tre stagioni nell'NBA, non è che non aveva fatto nulla, anche se era completamente pazzo, però. Credo che Bianchini si sia pentito un po' di averlo portato qua, perché tutte le volte che ci ho parlato ho capito che lo deve aver fatto in mattire parecchio, come si dice, a Pesaro. No? Ma senti, questa pazzia in cosa consisteva proprio? Beh, allora, lui ha avuto problemi di droga e di alcol, quindi beh, okay, già partiamo, quindi ok. Ben oltre, insomma. <ride> quindi okay. era mezzo analfabeta e poi era pigro, era, non era rispettoso delle regole, quindi insomma ne ha combinati tutti i colori, ma, ma soprattutto nella sua carriera c'è... Una, una cosa particolare, no? la famosa sparatoria in cui lui rimane coinvolto nel, davanti alla porta di casa della nonna perché poi ho scoperto che lui era orfano di mamma da quando aveva quattro anni, padre è desaparecido, quindi puoi anche capire come possa essere cresciuto. E nonna spacciatrice, no? No, no, no. assolutamente, era l'unica figura, <ride> figura positiva ah, okay, della sua vita, come per tanti americani usciti dal ghetto, Stefano ne avrà conosciuti decine così. E Praticamente tre persone vanno a casa sua, lui arriva sulla porta di casa per questioni di droga, gli sparano e uno di, dei proiettili rimane conficcato nella spalla, da dove non è mai stato tolto. No? Allora qual è l'aneddoto di Pesaro? Lui è, giocato, quindi è andato nell'NBA con un proiettile nella spalla, per dirti, no? perché questa sparatoria è stata nell'89, no? prima di andare nell'NBA. A Pesaro lui va a fare un attacco, questo l'ha raccontato Bianchini, quindi io sto a quello che mi ha raccontato lui, non so se Stefano può confermare. E lui, prima di, essere, di passare dentro no, il tunnel dove si va per l'attacco, inizia a urlare perché ha capito cosa stava per succedere. Dice, se mi si sposta il proiettile da qui, e mi, mi, anche solo di qualche millimetro, io muoio. Quindi tiratemi fuori subito da questo tubo. <ride> e, è incredibile, cioè se, se pensi appunto in quali condizioni lui ha, ha giocato. E invece un'altra cosa che mi fa sorridere è stato che, questo me l'ha raccontato un mio collega, Mirko Facenda, quindi eh, lo racconto perché l'ha visto lui con i suoi occhi. Sapete che a Natale vengono stesi i tappeti rossi in centro, no? Come... Esatto, come vedete. Allora lui praticamente viene su per il corso verso Piazza del Popolo in macchina sul tappeto rosso e Mirko, che lo vede, gli, gli bussano il finestrino e gli dice non puoi venire qui, è Isola Pedonale. E lui ciao my friend, salutava tutti dal finestrino, <ride> tutti i tifosi così. Non so se forse non l'hanno multato perché quella volta i giocatori... No, ma poi non c'erano le telecamere. Della Scavolini esatto. erano degli idoli, quindi <ride> potevano fare tutto. Però ecco, io mi immagino la scena di lui che... Mi hanno messo il tappeto rosso, io vado, no? È per me, è sicuramente per me questo tappeto è arrivato in piazza con la macchina. Quindi, insomma, dai, è personaggio. Un personaggio. personaggio Simone non prendere esempio. Eh. Cioè, è vero <ride> che i giocatori sono degli idoli, anche tu sei un idolo oggi più che mai da tre anni a Pesaro, però non fare il corso contro mano, perché appunto adesso ci sono le telecamere. <ride> è sempre quindi... bello però sentire queste storie. Sto infatti bello. ti volevo chiedere questo, adesso ci avviamo alla conclusione, ti volevo proprio chiedere questo. Cioè, tu sei a Pesaro da tre anni come si diceva, cominci a far parte davvero sto della storia della. della della nostra squadra di pallacanestro, ma ti pesa, cioè sapere che a Pesaro c'è questa storia dietro, c'è tutto questo dietro. Eh, a, un a un giovane che viene a Pesaro, gli pesa oppure è un motivo di grande stimolo? Sicuramente la seconda. È, per me è fonte di motivazione, di grande stimolo, come hai detto, è lo, lo è sempre stato. Soprattutto adesso che secondo me può essere un nuovo grande inizio, quindi è, è sicuramente un grande stimolo. Sicuramente. Tu sai già proprio, e lo diciamo, lo diciamo a Elisabetta, lo diciamo anche con Stefano, tu sai già che sei nella storia di questa eh, società. C'è so, una squadra di calcio, non, i, non diciamo i nomi anche se c'ha le strisce nerazzurre, eh, così in onore di Marco Careddu, che dice che chiunque veste quella maglia poi gli resta proprio appiccicata addosso e, e resta interista a vita. E nella VL è la stessa cosa. Perché ah, anche sì. quei giocatori che sono venuti magari a Pesaro per poco tempo, per un anno, per due anni, o hanno legato la loro, la loro fortuna, come nel caso di, dei grandi eh, Cook e Dei, che tutte le volte che parlano di Pesaro gli si illuminano gli occhi, ecco, cioè si rendono conto di entrare veramente a far parte del, della città, della storia. Esatto, hai detto bene, fai, fai parte di una squadra, ma fai parte anche di una città. E quindi crei questo legame no, tra loro è come se fossero la tua seconda famiglia, la squadra, la città, tutti quanti. Quindi, sì, è un legame forte questo che si viene a creare, sicuramente. Bene, noi ci avviamo alla conclusione, ringraziamo Stefano Cioppi Grazie per la sua partecipazione, per tutto quello che ci hai detto. C'è stato veramente molto interessante in diverse cose che hai detto, importanti. Chiaramente ringraziamo Simone, Grazie con il quale ci vedremo altre volte. Speriamo, è sempre un piacere parlare con te. E naturalmente Bettaferri perché avere una. a Pesano noi abbiamo, no? diciamolo se, senza, senza remore: non più tardi di un mese fa ci fu un bellissimo articolo su un giornalista che, peraltro, è l'addetto stampa della UL, Elio Giuliani, uh -uh. che è un nome, si può dire, è veramente un nome del, del giornalismo per tanti motivi. Mi permetto di dire che lo è anche Elisabetta Ferri. Sì, Al di là dell'aspetto legato alla VL, alla, anche quello che fate, per esempio con la vostra iniziativa sui disabili, mm. sul, sullo sport in, a, a 360 gradi, veramente meritorio. Quindi io non posso che dire grazie, siamo fortunati sì. oltre alla VL avere anche Elisabetta Ferri che la racconta. Sì, quindi, quindi questo assolutamente. Allora, siamo arrivati al termine, vi ricordo ancora il numero di WhatsApp, 346 36 73 780, mi raccomando scrivete a questo numero anche durante la settimana per proporre argomenti, andiamo in onda come sapete alle 21.15 del giovedì, ma per chi non riuscisse a vedere la trasmissione poi saremo anche alle 22.30, tutte le repliche del venerdì alle 11.40, alle 15.20. Sabato alle 16.15 alle 22, domenica alle 10.00 alle 15.00. cioè in poche parole non avete scuse per non guardare questa trasmissione perché 8 volte in onda in tre giorni non si può perdere. Mettete like sulla pagina Facebook di Rossini TV. Eh, anche su quella Instagram e ovviamente anche su quella della VL di Stefano Cioppi, di Elisabetta Ferri, di Simone e di tutti quanti. Ecco, bisogna mettere like per far sì che questo sia un volano proprio per la conoscenza. Grazie ancora per, eh, per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata e grazie ancora a tutti gli ospiti. A presto.